Sono stati denunciati cinque operatori socialmente utili del comune di Bacoli con l'accusa di assenteismo. I cinque LSU infatti non si trovavano sul posto di lavoro durante i controlli che i militari locali stavano effettuando in mattinata lungo il percorso ciclabile di Miseno di loro competenza. I militari hanno accertato che pur risultando sui fogli di presenza del personale addetto alla manutenzione dei giardini della villa comunale e al diserbo della pista ciclabile circumlacuale, erano assenti senza alcun giustificato motivo. I controlli infatti hanno accertato che pur firmato regolarmente il foglio di presenza alle 8:30, gli operatori risultavano assenti al momento del blitz. Insomma, nonostante il turno terminasse alle 14:30, gli LSU si erano allontanati spontaneamente dal posto di lavoro, risultando così inadempienti alle loro competenze. Così per loro, tutti incensurati, è scattata una denuncia per truffa aggravata nei confronti dell'ente pubblico. Prima che si arrivasse alla denuncia, sono partite le indagini dei militari che sono durate diversi giorni. Repentini sono stati gli interventi della parte politica. Giosi della Ragione e dell'Eschiavo hanno condannato fermamente l'episodio, sottolineando l'inaccettabilità dell'accaduto, che macchia non solo l'intera comunità, ma anche i dipendenti che svolgono onestamente il loro lavoro, sostengono e continuano. Si tratta di un fatto ancor più grave se si considera che gli LSU denunciati erano deputati alla pulizia di una pista ciclabile come quella del lago di Miseno, completamente abbandonata. Sono fatti dunque che alimentano la rabbia dei cittadini che si trovano sempre più sfiduciati di fronte alle istituzioni, che si confermano distanti dalle priorità della comunità. Il blitz rientra nei controlli periodici che le forze militari effettuano sul territorio e stavolta hanno toccato un punto sensibile della comunità bacolese, che lamenta da tempo lo stato di fatiscenza della pista ciclabile di Miseno. Sui fatti è intervenuto anche Francesco Macillo del Partito Democratico, che ha ribadito il ruolo importante degli organi di controllo del comune, ma ha sottolineato anche l'impegno dei più che porta avanti il proprio lavoro.